Ciao a tutti, oggi sono qua per fare un'altra recensione scelta da voi. In pratica sul gruppo Facebook Cibis The Winnie vi avevo proposto due libri, due fumetti fra cui scegliere e voi avete espresso la vostra preferenza. Oggi quindi vi parlerò di Quaderni giapponesi, un viaggio nell'impero dei segni di Igort. Il fumetto è edito da Coconino Press a un prezzo di copertina di 19 euro. L'autore voleva lavorare come fumettista in Giappone e a un certo punto della sua vita ci riesce. Vive anche per diversi mesi in Giappone, in un appartamento veramente minuscolo che ci viene anche disegnato all'interno del fumetto, e ci racconta com'è andata, se il Giappone era come se lo immaginava, che cosa era diverso, i diversi trattamenti a cui è stato sottoposto durante la sua carriera, momenti in cui doveva lavorare a dei fumetti per 24 ore. Insomma, si parte dalla sua esperienza personale, ma non l'ho visto come un fumetto strettamente soggettivo per l'autore, ma come un'esperienza proprio da condividere, che può parlare a tante persone diverse che amano il Giappone o sono incuriosite da questo paese. L'ho trovato una sorta di documentario, diario di viaggio estremamente interessante, perché anche a me piace molto il Giappone ed è bello vedere una persona appassionata che ha come sogno quello di lavorare in Giappone partire con delle idee e scontrarsi poi con una realtà a tratti molto differente. Il Giappone è infatti un paese dei contrasti, di grandi contraddizioni interne, e mi è piaciuto tantissimo il confronto fra la cultura, diciamo, occidentale, da cui proviene appunto l'autore italiano, e la cultura invece orientale. Si parla tantissimo di disegno, visto che l'autore è appunto un fumettista, ma non soltanto, anche di cose più introspettive, come la filosofia, le radici, diciamo, sociali. Facendo anche all'animazione giapponese, viene citato ad esempio Miyazaki, e in generale si fa riferimento a tanti autori più o meno conosciuti. Per quanto riguarda poi l'animazione, il contrasto fra i disegni, diciamo i cartoni, che noi spesso associamo a un mondo infantile o comunque ai bambini, ai ragazzi, mentre in Giappone è utilizzato anche per parlare di tematiche per nulla semplici o destinate a un pubblico molto giovane, ma per parlare ad esempio del dolore della guerra, del trauma di questo conflitto. La cosa che forse ho apprezzato di più di quest'opera è che appunto non si limita ad essere un racconto a fumetto. Si parte con l'esperienza lavorativa in Giappone per poi parlare di tante altre cose diverse. Ci sono storie e curiosità riguardanti la storia del Giappone. In particolare ho apprezzato tanto la storia su una geisha realmente esistita, Abesada per l'appunto, ma anche il concetto di Burakumin. Per me è stato un vero e proprio tuffo nel Giappone fra elementi e tradizioni che conoscevo e altri invece che ho scoperto attraverso questo fumetto. Oltre ad aver apprezzato tantissimo il contenuto di quest'opera, mi è piaciuto il modo anche in cui l'autore ci racconta questa sua esperienza. Ci sono tantissime scritte, proprio come un diario di viaggio, una sorta di documentario, e delle tavole molto grandi che ti fanno proprio immergere nella storia, e in un certo senso sono anche di ispirazione. Ci sono delle tavole veramente molto belle, guardate qua. Come dicevo, il Giappone è un paese di forti contrasti che si riflettono anche nei disegni, in particolare nei colori. Quando si parla infatti della semplice vita quotidiana, i colori sono particolarmente caldi, mentre i momenti in cui si parla di lavoro sono grigi, sono molto freddi. Mi ha colpito molto anche una sorta di capitolo, comunque parte dedicata alla sensualità in Giappone, così diversa rispetto a quella occidentale, una cosa che conoscevo solo in parte, quindi mi ha incuriosita parecchio. È un'opera quindi molto complessa sotto certi punti di vista. Fumetto, secondo me, è troppo riduttivo come termine. In sostanza mi sono letteralmente innamorata di quest'opera e penso sia uno di quei fumetti che non finisce una volta terminata la lettura. Se non sbaglio dovrebbe esserci anche un secondo volume di Quaderni giapponesi, in tal caso me lo recupererò presto. È stato un vero e proprio viaggio per me all'interno del Giappone. Mi sono proprio immersa nella cultura, in queste storie. E per me, che sono una grande appassionata, che mi piacerebbe tanto andare in Giappone,
è stato qualcosa di meraviglioso. Se anche a voi quindi piace il Giappone o se siete incuriositi da questo paese, soprattutto dall'aspetto culturale e sociale, vi straconsiglio la lettura di questo fumetto, perché si tratta di un'esperienza sia autobiografica, ma a tratti sembra un documentario, saggio storico, insomma è un mix di racconti, di esperienza, di storia del Giappone. Questi erano quindi i miei pareri su quaderni giapponesi. Mi raccomando, fatemi sapere questo nei commenti se lo avete letto anche voi e che impressione vi ha fatto, perché sono molto curiosa. Spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!